Non c'è un clima sereno in casa di un Messina che domenica si gioca la stagione in 90 minuti. Al vulcano di Castelluccio Inferiore, impianto casalingo della seconda parte di stagione della Rotonda, i biancoscudati non hanno alternative alla vittoria dopo aver sciupato il primo match point nel deludente confronto con la San Cataldese, che insegue adesso un solo punto di distanza. Con l'immaginabile successo dei Verdi Amaranto contro l'Igea Virtus, al Messina non resta che conquistare la terza vittoria esterna del proprio campionato, per non dover vivere la rischiosa coda playout. E nonostante il Rotonda sia già retrocesso in eccellenza, al pari dei barcellonesi che si recheranno al Mazzola, l'impresa non sembra così agevole. I biancoscudati hanno il morale sotto i tacchi, viaggiano con pochissima benzina nelle gambe e soprattutto hanno ultimato le energie nervose, prova ne sia la prestazione spenta e abulica fornita domenica scorsa. Bisognerà affidarsi ai colpi dei singoli, ma Infantino avrà gli uomini contati, considerando le assenze certe degli squalificati Zappalà, Ferrante e Traditi e le pessime condizioni fisiche di Capitan Arcidiacono. Intanto è stato rinviato l'atteso faccia a faccia tra il sindaco Cateno De Luca e l'attuale proprietà dell'ACR, previsto per questa mattina. L'incontro si terrà il prossimo 9 maggio a Palazzo Zanca, 4 giorni dopo la gara con il Rotonda, che si spera avrà sancito la salvezza matematica del Messina e la chiusura di un campionato vissuto in continua apnea.